Buongiorno a tutti! In questo nuovo video tutorial mostrerò come realizzare questa maglia con manica a campana che io ho deciso di chiamare blusa summer. Per quanto riguarda il filato, sono tornata ad utilizzare un filato che io adoro tantissimo e che è perfetto per questa stagione, quindi in primavera, e adesso che andiamo a affrontare l'estate, quindi ci sono comunque ancora i pomeriggi e le sere dove fa piuttosto freschetto. E il filato di cui vi sto parlando è il meraviglioso filato della Mistrico Filati linea Baci Rubati. Il colore che ho scelto io questa volta è lo 01, che è questo bianco con il lamè bianco. Non so se dalla telecamera si riesce a vedere il lamè, spero di sì. Comunque è veramente un filato spettacolare. Per poter realizzare questa blusa, che è una taglia S, ma come vedete mi va un po' larga, cioè non è proprio aderente, anche le maniche comunque hanno questo movimento a campana sotto, io ho utilizzato 350 grammi di questo filato, lavorando sempre con l'uncinetto del 3,5. Come sempre in descrizione vi lascerò il link al sito Uncinettando con i Filati, da cui potete acquistare il mio stesso filato anche negli altri colori. Trovo che questa blusa la potete realizzare con il marrone, con il blu, con il bianco, con il lamè argento, quindi veramente potete usare qualsiasi tipo di filato decidendo che tipo di maglia farla diventare. Io ho optato per un bianco per poter indossare anche durante il giorno, ma se la volete più elegante allora io vi consiglio il nero con il lamè nero o il blu che abbiamo già usato anche per il vestito o anche perché no il rosso e il marrone se invece la volete utilizzare anche durante la giornata come il bianco come lo sto indossando io. E per una taglia M io vi consiglio di utilizzare 450 grammi, anzi se ne prendete 500 forse anche meglio perché così potete fare le maniche anche più larghe se volete. Per una taglia L dovete andare dai 550 grammi ai 600 grammi. La lavorazione è veramente semplicissima perché si parte come sempre dalla lavorazione in tondo e dal basso. Questa volta io ho optato per un motivo un po' più particolare, sono più giri rispetto al solito ma sono semplici, giri veramente molto semplici. E si arriva fino allo scollo, allo scalfo. A quel punto si divide la parte dietro dalla parte avanti. Nella parte avanti io ho creato le spalline, mentre la parte dietro è tutta ad un pezzo. Una volta realizzato questo e quindi cucito sulle spalle, sono andata a creare le mie maniche. Le volevo a campana, non le volevo troppo strette, troppo a campana fin dall'inizio, quindi ho lavorato sempre senza alcun tipo di aumento fin dopo al gomito, e dopo al gomito sono andata a fare i miei aumenti, arrivando così a avere queste maniche molto forate, e vedete sono abbastanza forate, ma che comunque mi coprono, quindi mi tengono un po' al caldo in queste, come vi ho detto, serate umide di primavera o d'estate. Naturalmente voi potete decidere anche di fare questa blusa un vero e proprio vestito, e in quel caso mi raccomando che siate taglia S, andate a prendere almeno 150 grammi in più in modo tale da averla un po' più lunga, diciamo almeno fino a metà coscia, mentre se siete una taglia M o L in quel caso vi consiglio di prendere ulteriormente a quello che vi ho già detto prima altri 200 grammi in più se la volete fare appunto tipo un copricostume, quindi qualcosa di un po' più lunga. Detto ciò, spero che anche questa semplicissima blusa ma molto particolare, molto elegante vi piaccia, che desiate realizzarla, e se è così poi mi raccomando mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Sferuzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete sia come Elsa Faccio che come Uncinettando con i Filati, e noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra blusa summer io ho deciso di utilizzare il filato della Mistrico Filati linea Baci Rubati. Questa volta ho optato per il colore 01 e lavorerò con uncinetto del 3,5. Io ho montato un totale di 168 catenelle. La lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 14. Mi raccomando, per una taglia M secondo me dovete andare ad aumentare di almeno 2 o 3 motivi. Vi consiglio però di aumentare un motivo di numero pari, quindi o 2 o 4, mentre per una taglia L andate ad aumentare 4 o 6 motivi, ricordandovi sempre che ogni motivo corrisponde a 14 catenelle. Per una taglia XL andate a montare tra le 8 o i 10 motivi in più rispetto a me. Naturalmente cercate sempre di fare in modo di mettere tante catenelle quanto alla circonferenza che avete più ampia, a seconda se avete più grosso il seno o i fianchi. Detto ciò, possiamo iniziare a fare il nostro primo giro. Iniziamo la lavorazione facendo 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Prendo il filo, vado nella catenella successiva e realizzo una seconda maglia alta.
Catenella successiva, realizzo una terza maglia alta, catenella successiva, quarta maglia alta. Quello che adesso andremo a fare lo ripeteremo per tutto il giro e andiamo a fare 7 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Prendo il filo, salto 7 catenelle di base, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, entro nell'ottava e realizzo la prima maglia alta. Devo andare a fare un totale di 7 maglie alte, una in ogni catenella, quindi una già l'ho fatta, successiva seconda maglia alta, successiva terza maglia alta, successiva quarta maglia alta, successiva quinta maglia alta, successiva catenella sesta maglia alta, successiva settima maglia alta. E ricominciamo, quindi 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Prendo il filo, salto 7 catenelle, entro nell'ottava e vado a realizzare la mia prima maglia alta. E di nuovo vado a fare un totale di 7 maglie alte, quindi una già l'ho fatta, seconda nella catenella successiva, terza, quarta, sempre nella catenella successiva, quinta, sesta e settima. E si ricomincia da capo. Quindi andiamo a fare questo per tutto il nostro primo giro. Poi vi farò vedere come terminare. Sto per terminare il primo giro. Ho fatto le 7 catenelle, salto 7 catenelle, entro nell'ottava e vado a fare una maglia alta. Una maglia alta nella catenella successiva, una maglia alta nell'ultima catenella. Come vedete, così noi anche qui tra le maglie alte iniziali e le maglie alte finali abbiamo un numero di 7 maglie alte. Secondo giro, vado a realizzare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta. Scusate, mi devo tirare un po' il filo. Una maglia alta sopra la maglia alta successiva. Una maglia alta sopra la maglia alta successiva. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Salto l'ultima maglia, entro nella quarta catenella, quindi ne salto 3, entro nella quarta e vado a fare una maglia alta. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Quello che andiamo a fare adesso lo faremo per tutto il giro. Salto la prima delle mie maglie alte, entro nella seconda e realizzo una maglia alta. Devo andare a fare un totale di 5 maglie alte, una sopra ogni maglia alta, quindi una già l'ho fatta, vado nella successiva 2, successiva 3, maglia alta successiva 4, maglia alta successiva 5. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Entro nella quarta delle mie 7 catenelle e realizzo una maglia alta. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. E ricomincio da capo. Quindi salto la prima maglia alta, vado nella successiva e realizzo la mia prima maglia alta. Devo fare un totale di 5 maglie alte, una sopra ogni maglia alta, quindi vado nella successiva 2, successiva 3, successiva 4, successiva 5, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, prendo il filo, entro nella quarta catenella del gruppo di 7 e vado a fare una maglia alta. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4 e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio secondo giro, vi farò vedere poi come terminarlo. Sto terminando anche il mio secondo giro, ho fatto la maglia alta, vado a fargli 4 catenelle. Prendo il filo, salto una maglia, entro nella seconda e faccio una maglia alta.
prendo il filo, entro nell'ultima maglia alta e faccio un'altra maglia alta. Quindi ho fatto due maglie alte che con le tre iniziali corrispondono appunto a 5 maglie alte. Entro nella terza catenella e faccio una maglia bassissima. Terzo giro, vado a realizzare 3 catenelle che sono la prima maglia alta. Entro nella maglia alta successiva e vado a fare un'altra maglia alta. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Prendo il filo, vado nell'ultima delle mie 4 catenelle e realizzo una maglia alta. Una maglia alta sopra la maglia alta successiva. Una maglia alta sopra la prima delle mie 4 maglie alte. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Quello che faccio adesso lo farò per tutto il terzo giro. Quindi prendo il filo, salto la prima delle mie 5 maglie alte, entro nella seconda e realizzo una maglia alta. Devo andare a fare un totale di 3 maglie alte, quindi una già l'ho fatta, entro nella successiva 2, entro nella successiva 3. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Vado dove ho l'ultima delle mie 4 catenelle e realizzo una maglia alta. Una maglia alta sopra la maglia alta. Prendo il filo, una maglia alta sopra la prima delle 4 catenelle. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. E ricomincio da capo, quindi salto la prima maglia alta, entro in successiva e realizzo la mia prima maglia alta. Una maglia alta sopra la maglia alta successiva, una maglia alta sopra la maglia alta successiva. Ho realizzato così 3 maglie alte, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Vado dove ho l'ultima delle mie 4 catenelle e realizzo una maglia alta. Una maglia alta sopra la maglia alta successiva, una maglia alta sopra la prima delle 4 maglie alte delle 4 catenelle. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4 e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio terzo giro. Sto terminando il terzo giro, ho fatto le 3 catenelle, le 3 maglie alte, vado a fare 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Vado dove ho, salto la prima maglia alta, vado dove ho l'ultima maglia alta e vado a realizzare una maglia alta che insieme a quelle due iniziali fanno 3 maglie alte. Chiudo il giro facendo una maglia bassissima all'interno della terza catenella. Quarto giro e realizzo 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta. 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3. Prendo il filo, vado dove ho la terza delle mie 4 maglie e delle mie 4 catenelle, quindi 1, 2, 3 e vado a fare una maglia alta. Una maglia alta sopra l'ultima catenella, una maglia alta sopra la prima delle mie 3 maglie alte, per un totale quindi di 3 maglie alte. Catenella di separazione. Prendo il filo, salto una maglia alta, entro nell'ultima e vado a fare una maglia alta. Una maglia alta nella prima catenella, una maglia alta nella seconda catenella, per un totale quindi di 3 maglie alte. 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo, quindi una maglia alta sopra la seconda delle mie 3 maglie alte. 3 catenelle, 1, 2, 3, prendo il filo, entro nella terza delle mie 4 catenelle e realizzo una maglia alta. Una maglia alta sopra la catenella successiva, una maglia alta sopra la prima maglia alta del gruppo di 3 del giro precedente. Catenella di separazione, salto una maglia alta, entro nella successiva e vado a fare una maglia alta. Una maglia alta nella prima catenella, una maglia alta nella seconda catenella. Ops, sono entrata male.
3 catenelle, 1, 2, 3 e ricominciamo da capo. Facciamo un'ultima volta insieme. Vado dove ho le 3 maglie alte, entro nella seconda e realizzo una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3, prendo il filo, vado dove ho la sterza delle mie 4 maglie alte, quindi 1, 2, entrando nella quarta catenella, una maglia alta ad entrando nella terza, nella prima delle mie 3 maglie alte, per un totale quindi di 3 maglie alte. Catenella di separazione, salto una maglia alta, entro nell'ultima e vado a fare una maglia alta. Una maglia alta nella prima catenella, una maglia alta nella seconda catenella. 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo e vado a fare questo per tutto il mio quarto giro. Sto terminando anche il mio quarto giro, ho fatto l'ultimo gruppo di 3 maglie alte, vado a fare 3 catenelle, 1, 2, 3, entro nella terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare una maglia bassissima. Adesso possiamo iniziare a fare il nostro quinto giro e andiamo a fare 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta. Una maglia alta sopra la prima delle mie 3 catenelle. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Prendo il filo, salto le prime 2 maglie alte, entro nella terza e realizzo una maglia alta. Una maglia alta nell'archetto di una catenella, una maglia alta nella prima maglia alta. Ho realizzato così un gruppo di 3 maglie alte. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Prendo il filo e quello che farò adesso lo farò per tutto il mio quarto giro. Quindi vado nell'ultima delle mie 3 catenelle e vado a fare una maglia alta. Una maglia alta sopra la maglia alta. Una maglia alta nella prima delle 3 catenelle. 3 catenelle, scusate, 4 catenelle, 1, 2, 3, 4. Prendo il filo, salto le prime 2 maglie alte, entro nella terza e realizzo una maglia alta. Una maglia alta nell'archetto di una catenella, una maglia alta sopra la prima maglia alta. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Prendo il filo e ricomincio da capo, quindi entro nella terza catenella e realizzo una maglia alta. Una maglia alta sopra la maglia alta. Una maglia alta nella prima catenella. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Prendo il filo, salto 2 maglie alte, entro nella terza e realizzo una maglia alta. Una maglia alta nell'archetto di una catenella, una maglia alta sopra la prima maglia alta. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4 e ricominciamo da capo. Facciamo un'altra volta insieme. Una maglia alta sopra l'ultima catenella. Una maglia alta sopra la prima maglia alta. Una maglia alta sopra la prima catenella. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Prendo il filo, salto 2 maglie alte, entro nella terza e realizzo una maglia alta. Una maglia alta nell'archetto di una catenella, una maglia alta sopra la prima maglia alta. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4 e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio quinto giro. Sto terminando anche il mio quinto giro, ho fatto le 4 catenelle, prendo il filo, entro nell'ultima catenella e vado a fare una maglia alta. In questa maniera ho 3 maglie alte come le avevo anche qui e vado a fare una maglia bassissima per chiudermi la lavorazione. Sesto e ultimo giro, vado a realizzare 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta. Una maglia alta sopra la maglia alta successiva. Una maglia alta sopra la prima delle mie 4 catenelle.
4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Vado dove ho le 3 maglie alte e realizzo una maglia alta sopra la seconda maglia alta. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. E questo che farò adesso lo farò per tutto il giro. Entro nell'ultima delle mie 4 catenelle, realizzo una maglia alta. Una maglia alta sopra ognuna delle 3 maglie alte. 1, 2, 3. Una maglia alta sopra la prima delle mie 4 catenelle. Ho realizzato così 5 maglie alte. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, prendo il filo, vado dove ho la seconda delle mie 3 maglie alte e realizzo una maglia alta. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4 e ricomincio da capo. Quindi, ripetiamo, una maglia alta all'interno della quarta catenella. Una maglia alta sopra ognuna delle 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Una maglia alta sopra la prima delle 4 maglie alte. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, prendo il filo, vado dove ho la seconda delle mie 3 maglie alte e realizzo una maglia alta. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4 e si ricomincia da capo. Facciamo tutte volte insieme. Entro nella quarta catenella e realizzo una maglia alta. Una maglia alta sopra ognuna delle 3 maglie alte, quindi una, 2 e 3. Una maglia alta sopra la prima delle mie 4 catenelle e quindi ho fatto 5 maglie alte. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Vado dove ho le 3 maglie alte, entro nella seconda e realizzo una maglia alta. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. E ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio sesto e ultimo giro. Sto per terminare il mio sesto e ultimo giro. Ho fatto le 4 catenelle, entro nell'ultima delle mie catenelle, vado a fare una maglia alta. Una maglia alta, ups, sopra la prima maglia, l'ultima maglia alta. E un totale così, contando anche le maglie alte iniziali, di 5 maglie alte, come nel resto del giro. E adesso vado a fare una maglia bassissima per chiudere il mio sesto e ultimo giro. Adesso vi faccio rivedere come fare il primo giro, dato che abbiamo una base diversa rispetto alle catenelle iniziali. E andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta sopra la prima maglia alta, una maglia alta sopra la seconda maglia alta, una maglia alta dove ho la prima catenella. 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Salto tutto, vado direttamente dove ho l'ultima delle mie 4 catenelle e vado a fare la mia prima maglia alta. Una maglia alta sopra ognuna delle nostre 5 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4, 5, scusatemi, devo tirare un po' di filo, e una maglia alta dove ho la prima delle mie catenelle, per un totale di 7 maglie alte come avevamo fatto nel primo giro. Quindi ne ho 7 catenelle. E di nuovo si va dove abbiamo l'ultima delle nostre 4 catenelle, saltando tutto, e si va a fare la prima maglia alta. Benissimo, si terminerà il giro naturalmente facendo 7 catenelle, facendo una maglia alta nell'ultima catenella, 2 maglie alte, una sopra ogni maglia alta, e chiudendo il giro, e poi si ricomincia. Quindi questo è il motivo che verrà fuori. Io continuo così fino ad arrivare all'altezza degli scalfi e vi farò vedere poi come dividere la parte dietro dalla parte avanti. Dalla parte avanti farò uno scollo, quindi faremo delle spalline. Quando vi dirò quanti motivi, io per motivi andrò a contare questa sorta di fiorellino qui, quindi salendo conterò i fiorellini per capire quanti motivi sono andata a fare per arrivare appunto a fare gli scalfi.
Allora, ho terminato di lavorare la maglia in tondo fino ad arrivare agli scalfi e per farlo io ho ripetuto il mio motivo per 7 volte e poi sono andata a rifare il primo giro in modo da avere i gruppi di 7 maglie alte e capire meglio come andare a dividere la lavorazione per poter dividere la parte dietro dalla parte avanti. Quindi ripeto, io ho ripetuto il mio motivo 7 volte e poi sono andata a ripetere il primo giro. A quel punto sono andata a contare i miei gruppi di 7 maglie alte e ne ho un totale di 12, quindi che ho fatto? Ne ho messi 10. Scusatemi, 5 dietro, 5 avanti e 1 per lato, e in quello per lato nella quarta catenella maglia alta sono andata a mettere il mio marcatore sia da questa parte che da quest'altra parte, e poi sono andata a mettere un marcatore al centro del davanti perché ho intenzione di lavorare separatamente le due parti avanti, quindi qui al centro ho messo il marcatore mentre dietro lavorerò un unico pezzo. Mi raccomando, se avete un numero dispari di motivi, quello dispariva sempre sul davanti, quindi invece di un motivo come me ne lascerete due aperti. Io adesso lavorerò e vi farò vedere come andare a lavorare in giri di andata e ritorno, e vi farò vedere come mi fermo per non arrivare dove ho il mio marcatore. Allora, ho spostato il marcatore perché io il primo marcatore l'ho messo dove avevo la quarta maglia alta, ma qui è dove inizio e finisco il giro, quindi l'ho spostato un attimo, e andiamo a lavorare normalmente il nostro secondo giro. Quindi andiamo a fare le nostre 3 catenelle che sono la prima maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, una maglia alta sopra l'altra maglia successiva, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, vado dove ho la quarta delle mie 7 catenelle e vado a fare una maglia alta, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, salto la prima delle mie 7 maglie alte, entro nella seconda e vado a fare 5 maglie alte, una sopra ogni maglia alta, quindi una, 2, 3, 4 e 5, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, prendo il filo, vado dove ho la quarta delle mie 7 catenelle e realizzo una maglia alta, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, e vedete, io sono arrivata quasi dove ho il marcatore, ho l'ultima lavorazione, ma io mi fermo già qui lasciando tutto questo libero, quindi salto una maglia, vado nella successiva e in questo caso vado a fare solamente 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Vedete, in modo tale da avere l'inizio uguale alla fine. E a questo punto giro normalmente la mia lavorazione e vado a fare il mio terzo giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, e vado a lavorare normalmente una maglia alta nell'ultima catenella, una maglia, scusate se ho fatto un nodino, una maglia alta sopra la maglia alta, una maglia alta sopra la prima catenella, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, salto la prima delle mie 5 maglie alte, entro nella successiva e vado a fare la mia prima delle 3 maglie alte, 1, entro nella successiva 2, entro nella successiva 3, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, vado dove ho l'ultima catenella e realizzo una maglia alta, una maglia alta dove ho la maglia alta, una maglia alta nella prima catenella, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, e termino il giro andando a saltare la prima maglia alta, entro nella seconda e faccio la maglia alta, entro nella terza catenella e vado a fare la mia ultima maglia alta. Ho terminato così anche il terzo giro, perché vi ricordo che il primo era quello prima che abbiamo messo i marcatori. Quarto giro, andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3, prendiamo il filo, andiamo nella seconda delle nostre 4 catenelle, facciamo, scusate, nella terza delle nostre 4 catenelle e facciamo una maglia alta, una maglia alta nella quarta catenella, una maglia alta sopra la prima delle mie 3 maglie alte, catenella di separazione, salto una maglia, entro nella successiva e vado a fare una maglia alta, una maglia alta nella catenella successiva, una maglia alta nella seconda catenella,
3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho la seconda delle 3 maglie alte, realizzo una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho la terza catenella e realizzo una maglia alta. Entro nella quarta catenella e realizzo un'altra maglia alta. Una maglia alta sopra la prima maglia alta, catenella di separazione, salto una maglia alta nella catenella nella maglia alta successiva, una maglia alta nella prima catenella, una maglia alta nella seconda catenella. 3 catenelle, 1, 2, 3, entro dove ho la terza catenella, quindi salto la prima maglia alta, entro nella successiva e vado a fare una maglia alta. Mi giro con la lavorazione e vado a fare il mio quinto giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta nella prima catenella, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Andiamo direttamente, abbiamo l'ultima delle nostre 3 maglie alte, realizziamo una maglia alta. Una maglia alta nell'archetto di una catenella, una maglia alta nella maglia alta successiva. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Andiamo a fare una maglia alta nell'ultima catenella. Una maglia alta sopra la maglia alta. Una maglia alta nella prima catenella. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Saltiamo le prime due maglie alte, entriamo direttamente nella terza. Una maglia alta all'interno dell'archetto di una catenella, una maglia alta sopra la prima delle 3 maglie alte. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Terminiamo il giro andando a fare una maglia alta sopra nella terza delle mie catenelle, una maglia alta nella terza catenella partendo contando dal basso, quindi 1, 2, 3, che qui avrei la prima maglia alta, e faccio la maglia alta. Ho terminato così anche il quinto giro. Mi giro con la lavorazione e vado a fare, scusatemi, il mio sesto giro e realizzo 3 catenelle che sono mia prima maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, una maglia alta dove ho la prima catenella. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, e vado a fare una maglia alta sopra la seconda delle mie 3 maglie alte. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, e vado a fare una maglia alta nell'ultima catenella, una maglia alta sopra ognuna delle 3 maglie alte, quindi 1, 2, 3, una maglia alta nella catenella successiva. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, vado dove ho la seconda delle mie 3 maglie alte e realizzo una maglia alta. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, entro nell'ultima catenella e realizzo una maglia alta. Una maglia alta sopra la maglia alta successiva, una maglia alta nella terza catenella. Mi giro con la lavorazione e adesso ricomincio da capo dal primo giro, che vi faccio vedere, visto che noi il primo giro avevamo messo i marcatori, quindi l'avevamo fatto in tondo. E andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta sopra le successive 2 maglie alte, una maglia alta all'interno della prima catenella. 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, prendo il filo, vado direttamente nell'ultima catenella del secondo gruppo di 4 e vado a fare una maglia alta. Una maglia alta sopra ognuna delle maglie alte. Una maglia alta dove ho la prima delle mie 4 catenelle, quindi sono tornata a fare 7 maglie alte. Vado a fare 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e vado a fare una maglia alta dove ho l'ultima catenella del gruppo di 4,
una maglia alta sopra ogni maglia alta. L'ultima naturalmente la facciamo, dobbiamo la terza catenella. E così abbiamo terminato la nostra lavorazione, i nostri quindi 6 giri, e continuiamo a lavorare così fino ad arrivare all'altezza delle spalle. Io penso che sicuramente dovrò fare un altro motivo e poi lavorerò la stessa cosa da quest'altro lato. Dietro invece lavorerò un unico pezzo, cucirò poi le mie spalline al pezzo dietro e poi andremo a fare le maniche. Allora, ho terminato di lavorare gli scalfi, ho ripetuto il motivo per 2 volte, ripetendo poi di nuovo il primo giro, quindi ho ripetuto il motivo 2 volte, poi sono andata a ripetere il primo giro. Ho fatto la stessa cosa anche da quest'altra parte e poi sono andata a fare il dietro. Mi raccomando, per il dietro dovete iniziare e terminare nella stessa maglia alta dove avete iniziato e terminato il pezzo avanti, quindi dove avevate il vostro marcatore, sia da questa parte che da quest'altra lato. Parte. Una volta cucite le nostre spalline, quindi possiamo andare a fare le maniche. Sono ancora indecisa se fare delle maniche a 3/4, se fare delle mezze maniche o delle maniche lunghe. Una volta che inizierò a lavorare, deciderò il da farsi. Per realizzare la manica io utilizzerò sempre l'uncinetto del 3,5, questo è il mio scalfo e parto da sotto. Cambierò il punto perché voglio un punto un po' meno forato rispetto a quello del corpo della maglia, un punto che faccia contrasto e comunque un punto molto semplice, faremo dei ventagli che ci permetteranno di avere a un certo punto la manica che si allarga a campana. Quindi mi aggancio qui sotto e vado a fare, mi aggancio e vado a fare i miei 3 catenelle che sono mia prima maglia alta, catenella di separazione, rientro e vado a fare un'altra maglia alta, catenella di separazione, vado qui dove ho la maglia, il forellino che mi unisce le 2 maglie alte e di nuovo vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta, catenella di separazione, salto 2 maglie alte orizzontali, quindi 1 e 2, vado nel forellino successivo che mi unisce le maglie alte e di nuovo da fare il mio ventaglio, quindi maglia alta, catenella, rientro maglia alta, catenella di separazione e ancora salto 2 maglie alte orizzontali, entro nel foro e di nuovo da fare una maglia alta, catenella, rientro un'altra maglia alta. Io vado a fare così per tutta la circonferenza della mia manica. Mi raccomando, per chi deve allargare un po' la manica perché altrimenti viene stretta, può fare in questa maniera: una volta salta 2 maglie alte, una volta ne salta soltanto una, in modo tale da allargare un po' la maglia. Se invece avete bisogno di allargarla molto, allora, perché la volete larga fin da subito, allora andate a saltare sempre una sola maglia alta e andate a fare il vostro ventaglio. Io non la voglio né allargare né stringere, ma andare diritta, perché come ho fatto lo scalfo la larghezza che gli ho dato è perfetta e quindi continuo in questa maniera, saltando 2 maglie, entrando nel foro subito dopo la seconda, andando a fare la mia maglia alta, la mia catenella e rientrando e facendo un'altra maglia alta, catenella di separazione, ricomincio. Io alla fine vi dirò quante volte ho ripetuto il mio ventaglio e una volta fatto ciò vi farò vedere naturalmente come chiudere e come iniziare il giro successivo, che è il giro che andremo sempre a ripetere. Io poi vi dirò dopo quante volte ho ripetuto questo giro come sono andata a fare gli aumenti, in modo tale appunto da avere la manica sotto a campana. Sto terminando il giro e io ho fatto 14 ventagli, una cosa sia la prima che l'ultima, salto soltanto una maglia alta e stessa cosa qui per fare in modo che un ventaglio vada dove ho la cucitura, salto solo una maglia prima della cucitura e una maglia dopo e questo mi permette di avere 14 ventagli. E adesso, come vi ho detto, ho preso male il filo. Come vi ho detto, andrò a fare una catenella di separazione, chiudo il giro entrando nella terza catenella e ricomincerò a fare il mio giro, quindi entro con una maglia bassissima all'interno dell'archetto del ventaglio e vado a fare il mio ventaglio, quindi 3 catenelle che sono la prima maglia alta, catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta, catenella di separazione, vado nel ventaglio successivo e di nuovo vado a fare il mio ventaglio, quindi maglia alta, catenella, rientro maglia alta,
catenella di separazione e continuo così per tutto il giro. Come vi ho detto, io alla fine vi dirò quante volte ho ripetuto questo giro e come sono andata ad allargare. Naturalmente, per andare ad allargare, io aumenterò le catenelle qui di separazione, quindi da una passerò a due, passerò a tre, passerò a quattro, penso passerò a cinque, però questo quasi tutto verso la fine, perché almeno fin dopo al gomito io continuerò a lavorare sempre questo giro. Dopo il gomito inizierò ad allargare la manica in modo da campana, però non da sopra il gomito, non da subito quindi, ma proprio verso la fine. Allora, ho terminato la mia manica e io ho fatto 24 giri senza alcun tipo di aumento. Poi sono andata a fare due giri passando da una catenella a due catenelle, tre giri dove sono passata a fare da due catenelle a tre catenelle. Poi ho fatto 8 giri con 4 catenelle di separazione e 6 giri finale con 5 giri con 5 catenelle. E vedete, mi è venuta questa manica che ha qui questo slargo improvviso, vediamo così, improvviso no, perché comunque sono andata ad aumentare, però molto velocemente, per poi scendere un po' più dritta, sempre con 4 catenelle, e poi andare a fare un ultimo aumento. Mi piaceva il fatto di avere una manica a campana, ma dall'effetto un po' particolare, quindi non proprio che scendeva proprio a triangolo proprio, ma un po' più non so neanche come definire questa forma, però mi piaceva di più in questa maniera. Quindi ripeto, 24 giri senza alcun tipo di aumenti, due giri, quindi fino al 26esimo giro ho fatto due catenelle di separazione invece che una, tre giri li ho fatti con 3 catenelle, 8 giri con 4 catenelle e gli ultimi 6 giri sono andata a fare con 5 catenelle di separazione. Adesso andrò a fare anche l'altra manica, non farò alcun tipo di bordino, quindi terminate entrambe le maniche e la mia blusa sarà terminata.